Ciao a tutti e benvenuti alla 21esima puntata di Retro Box. Questa sera abbiamo un ospite specialissimo, lo vedete qui accanto a me, non è un omino azzurro, ma è Max Angelelli. Per problemi di linea lo abbiamo relegato a versione solo audio. Ciao Max! Ciao a tutti, grazie dell'invito. Scusate, non c'è la faccia, solo la voce. O forse meglio così, dai. Meglio la voce che possiamo sentirti piuttosto che perderti ogni tanto per il video. Questa sera abbiamo una marea di argomenti e faremo arrabbiare ben bene il nostro Max. E intanto vi salutiamo, io sono Gianluca Guiglia, ciao a tutti. Poi c'è Federico Floccari, ciao Fede. Ciao a tutti. Massimiliano Palumbo, ciao Max. Buonasera a tutti. E Roberto Del Papa, ciao Roberto. Ciao a tutti. Allora, prima di cominciare vi ricordiamo che potete interagire con questa trasmissione utilizzando l'hashtag RetroBox su Twitter oppure menzionando l'account RetroBox Live. Oppure potete scrivere sulle pagine Facebook di RetroBox, è nuova, mi raccomando mettetele un mi piace, o su quelle di Motorsportranza o quella di Motor Inside, potete anche scriverci una mail a info@motorsportranza.com oppure ancora entrare direttamente in questo hangout che è RetroBox puntata 21 con Max Angelelli. Fateci le vostre domande per il mitico Max, cominciamo subito. Qualcosa di positivo. Max, per il prossimo anno riuscite a schierare una seconda macchina? A quanto pare sì. Come vedi il campionato 2013? Per quello che riguarda la seconda macchina, diciamo che l'abbiamo completata e cercheremo di schierarla poco dopo Daytona. Non so ancora per quante gare, se per tutto il campionato o alcune gare. Comunque c'è il commitment da parte nostra della General Motors di fare due macchine già a partire da quest'anno per poi fare due macchine nel 2014 da Daytona per tutta la stagione. Quindi ci dici già per il 2014 che ci saranno i Daytona Prototypes? Ecco, per quello che è esatto, la seconda risposta è che sì, io la vedo bene, secondo me è una gran cosa e il Daytona Prototype sarà la categoria regina. Questo te lo posso garantire. Benissimo, benissimo. Dunque, ci fai un bilancio della tua stagione 2012? Ne abbiamo già parlato nel corso di un'intervista, ma ci avevi detto che non avreste vinto e invece, eccovi, siete stati fortissimi. Guarda, il bilancio, beh, ovvio che cerchi di vincere il campionato, e Daytona e il campionato sono le due cose che bisogna vincere. Un bilancio complessivo direi che è stato positivo, visto che abbiamo vinto tre gare e quindi siamo stati insieme al team di Spirit of Daytona il team più vincente del campionato. Però purtroppo ci siamo classificati soltanto quinti. Cosa che da diversi anni che non accadeva, tanto è vero che siamo sempre finiti nei primi tre in campionato. Sai, un paio di incidenti che hanno pesato tantissimo e quindi sai, lascia un po' l'amaro in bocca, visto che abbiamo vinto tre gare e non siamo nei primi tre in campionato. Però questo anche per dire quanto competitivo è il campionato. Benissimo, allora io passo la palla a Roberto Del Papa per la prima domanda dei nostri redattori, vai. Ciao Max, buonasera per essere qui con noi. Ma ti volevo chiedere questa cosa. Quindi tu ci hai già, voglio dire, affermato che i Daytona Prototypes saranno di fatto i prototipi standard per la nuova serie. Ma dal punto di vista, diciamo, della guida, non ti pesa il fatto di non poter correre con dei prototipi invece più, diciamo, all'avanguardia, più europei? Certamente, assolutamente sì, anche perché tieni presente che io ci ho corso per 5 anni con quel tipo di macchine e ne sento la mancanza. La macchina che guido non è certo bella da vedersi, tantomeno piacevole da guidarsi. In più le gomme non sono certo all'altezza, quindi praticamente ho tutto quello che non vorrei avere in una macchina da corsa. Però lo sport automobilistico va così e questa è la serie che ci offre e ci garantisce un grande spettacolo, ci offre una grande competitività, un grande seguito. Abbiamo la televisione in diretta a tutte le gare e tanti spettatori. E purtroppo la tassa che dobbiamo pagare è quella di guidare noi piloti, di guidare macchine non performanti
e però questo è quanto. Ma riuscite comunque a divertirvi al volante o diciamo magari è un divertimento diverso, è più divertente la competizione? Allora, infatti, io ho tralasciato un punto importante, mi sono concentrato solo sull'aspetto delle automobili. Le gare sono le più belle che io ho mai fatto nella mia vita, sono combattute dal primo giro all'ultimo. Dicono, le chiamano gare di durata, ma non lo sono, sono gare di qualifica che durano 3 ore o 6 ore o anche 24 ore. E tu tieni presente che tutti i prototipi arrivano. Non ci sono doppiati, quindi nello stesso giro, e le prime 5 macchine di solito arrivano sempre appagliate, quindi ci sono cambi di posizione al vertice in continuazione, tantissime volte nell'arco di una gara. Dunque, io vediamo, passiamo anche la palla a Federico Floccari. Vai, Fede. Sì, ok. Ciao Max, Ciao. volevo farti questa domanda. Dato che hai corso a Daytona nella 24 ore, volevo chiederti cosa si prova a guidare al Daytona International Speedway e tecnicamente. Qual è l'assetto ideale per correre sul banking, dato che una parte dell'acciato che usate durante la 24 ore sta sull'ovale? Il fatto di correre a Daytona è sempre piacevole, l'atmosfera è completamente diversa. Tieni presente che tu lasci l'Europa che nevica, vai in Florida, quindi il tempo già arrivare all'aeroporto, vai a fare la 24 ore di Daytona, sei in Florida, in America, già quello è un aspetto che alla fine poi incide ed è anche piacevole. E quindi ti prepara psicologicamente con un sorriso. Poi, quando vai in pista, sei all'interno di un ovale, è tutto molto più umano. Le persone si parlano tra di loro e c'è chi sorride, cosa rara in altri tipi di gare. E quindi è tutto molto più rilassato. E dopo trovi tutti i piloti da tutte le parti del mondo che arrivano per fare quella gara. Tanto è vero, ci sono di tutti i tipi, dal dottore che fa una gara all'anno al pilota di Formula 1, tu lo vedi dall'elenco degli iscritti. E la gara è tiratissima. Che cosa fa il banking verso la nostra macchina o che cosa dobbiamo fare noi nella macchina per il banking? Non è molto, nel senso che il banking non è, per noi non è neanche una curva, nel senso che la macchina la fa da sola, non deve neanche sterzare quasi. Quello che dobbiamo fare è di stare attenti che la macchina non spanci quando percorriamo il banking, per due motivi. Il primo motivo per non consumare il fondo che in 24 ore rischia di metterti ai box per diversi giri, e il secondo per non perdere velocità, perché tutte le volte che la macchina spancia tu perdi 1 miglio o 2 miglia all'istante, dopo li recuperi, però intanto perdi. E una volta che abbiamo fatto questo controllo che la macchina non spanci, poi dopo non si tocca più e il banking diventa a tutti gli effetti è un rettifilo. Max, sono io. E, tu hai, se porti in gara sin dall'inizio i telai dall'ara, giusto? Sì. Sì, dall'ara, sempre ovunque è andato, ha sempre diciamo, distrutto il mercato con l'ottima tecnologia. E perché in Grand Am sembra non riuscirci? Cioè, il telaio tu hai dimostrato che comunque vale. Però tutti gli altri team continuano a preferire i telai americani, i telai Really. C'è qualcosa, c'è qualche differenza sostanziale? Un paio di motivi. Allora, la prima cosa è che il telaio Dall'Ara è il più grande incompreso nella storia della Grand Am, nel senso che ha una potenzialità enorme, è fatto benissimo e non è stato compreso da potenziali clienti. Seconda cosa, noi parliamo di NASCAR e qui il discorso cambia, nel senso che la struttura della NASCAR è completamente diversa da qualsiasi altra struttura sportiva nel mondo. E dominio non è accettato e i costi sono tenuti
al minimo indispensabile. Quindi le potenzialità di Dallara, che sono dove eccede Dallara, è nella galleria del vento, nello studio aerodinamico, oltre che nel telaio, sono praticamente si sono vanificati perché la NASCAR, tenendo i costi bassi, obbliga i team e i costruttori di telai come Dallara a non usufruire di wind tunnel e di tecnologie aerodinamiche di cui Dallara è il numero uno. Seconda cosa, con il nuovo body che usiamo quest'anno, che è della Corvette, è stato fatto dalla General Motors e non da Dallara. Quindi ci hanno tolto un altro vantaggio. Alla fine siamo rimasti con un telaio Dallara che sì, è buono, è migliore secondo me. Però se tu avevi un vantaggio di 1, adesso il tuo vantaggio è di 0,3 e allora te la giochi. Ok, da Twitter ricominciano ad arrivare le prime domande. C'è Luca Basso che ci chiede: molti piloti ti accusano di manovre azzardate o pericolose. Lui non è d'accordo. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Ti Beh, chiamano lo... Max di Ax, giusto? Sì. Lo ringrazio che non si trova d'accordo, anch'io non mi trovo d'accordo. Purtroppo ho preso tante di quelle penalizzazioni, ho perso tante di quelle gare che un po' mi sono dovuto piegare e cerco di stare più attento. Per fortuna per me è calato il numero degli iscritti e quindi è calata anche la possibilità che io metta a muro delle macchine, ma ogni tanto succede ancora. Beh, sinonimo anche di vivacità delle gare. Sì, diciamo che adesso lo faccio nelle prove libere invece che nella gara, così al limite mi prendo solo una penalizzazione economica. Dici la verità, Max, ma il tuo soprannome è nato più dall'aggressività in pista o dal fatto che faticano tantissimo a pronunciare Angelelli? Io penso forse per la seconda cosa, dai, cerchiamo di essere di stare con i piedi per terra. Diciamo che per il cognome. Senti, ma allora abbiamo un'altra domanda da Twitter, da Edoardo Vercellesi. Quali sono le prestazioni delle Daytona Prototype? A che tipo di vettura GT IndyCar assomiglia di più? Diciamo che si pone tra una vettura GT1, quello che era il GT1 fino a 2 anni fa, e una LMP1, è a metà, è all'interno di questa. Di questa finestra. Allora, è più veloce nel rettifilo di una LMP1, però è più lenta a raggiungere la velocità massima, ha meno grip in curva di una LMP1, però ne ha di più di un GT1 e pesa come un GT1. Ecco alla fine. Beh, in effetti però il fatto di avere poco grip in curva non è esattamente una cosa negativa per noi che le guardiamo da fuori, perché vuol dire che faticate un po' di più e vi si vede un po' di più remare. E in effetti in Grand Am si vedono cose anche sugli stradali, anche al Virginia Raceway e posti del genere, si vedono gran belle opere di guida anche per chi viaggia magari in solitaria. Senti, ma la prossima stagione ci torno su un attimo perché sponsor nuovo, compagno di team nuovo, come andiamo? A noi piace fare cambiamenti. Per quello che riguarda lo sponsor nuovo, per fortuna che abbiamo uno sponsor e speriamo che duri. Per quello che riguarda il compagno, non è una novità, nel senso che Jordan è il fratello di Ricky, quindi lo conosco molto bene, l'ho seguito io da quando era bambino, quindi sono molto fiducioso. Ha provato di vincere e di saper vincere delle gare, pilota ufficiale Corvette che avete visto che ha corso Le Mans quest'anno, correrà anche il prossimo anno con la Corvette. Quindi diciamo che anche se è giovane ha già vinto le sue gare e sono certo di fare de degli ottimi risultati con lui. Prego, Fede. Sì, ok, allora Max, se un giorno, questa è una domanda ipotetica, dovresti fare la scelta fra scegliere tra la Formula 1 e la NASCAR, cosa sceglieresti? Qui me lo cogli sul vivo, eh. Ai ai. Dipende dai motivi, mi devi dare dei motivi. Sono due cose talmente diverse. Sì, ok, allora.
un motivo il modo di approcciare alle corse. Intendo, allora, in NASCAR poche vie di fuga, sbagli, vai direttamente a muro. In Formula 1 sai come bene ci sono le cosiddette vie di fuga che, anche se sbagli, ti fanno recuperare in un certo senso. E anche la grande differenza fra guidare su un ovale e guidare su un circuito misto. Tu cosa preferisci? Allora, io ti dico questo, che preferisco i muri perché è molto selettivo, nel senso che non ci sono vie di fughe che parano, tipo, parano il sedere di tanti mezzi pilotini che adesso sono in Formula 1. I muri sono belli, chi sbaglia paga, carica la macchina nel camion e va a casa. E il fatto di correre negli ovali e circuiti misti, ti garantisco che i piloti NASCAR fanno dei piccoli capolavori nelle loro 3 ore di gare. La gente forse non se ne accorge perché non ha mai corso in quel tipo di gare, ma io li guardo, li vedo, li seguo, ci parlo e ogni loro gara è un capolavoro. Io non sarei in grado. Quanti piloti europei abbiamo visto vincere gli ovali in NASCAR? E ci hanno provato in tanti. Sai, io ho parlato con tanti piloti di Formula 1 che credono di andare in NASCAR a fare due curve a sinistra sia facile. Non è così. A me piacerebbe avere tanti soldi e pagare a loro una stagione in NASCAR, che tocchino con le loro mani che cosa significa fare due curve a sinistra. Perché è una bella Sì, hai fatto lezione e se lo un'idea. meritano, hai capito? Bravo, bravo Max. Anche perché uno del talento di Montoya, perché è uno che ha un piede dell'accidente, fatica tantissimo, è la dimostrazione che non basta tenere giù. Sì. Vai Roberto, prego. Allora, a Max volevo fare una domanda a cui magari voglio che mi risponda in modo secco e deciso. Ma oggi come oggi, vale di più il talento o valgono di più i soldi? Soldi. Liquida liquidato istantaneamente. Po' bruciato. No, è una risposta che voglio dire, vale tutto, insomma, non c'è bisogno neanche di commentare, penso, no? No. Max, ma quanto, a proposito di soldi, quanto è sostenibile la Formula Grand Am rispetto all'Endurance canonica? Ora, io lo so che tu mi dici che se la NASCAR ha fagocitato la LMS, un motivo c'è. Però te lo chiedo lo stesso, è una cosa che tu pensi possa oltrepassare la crisi economica di questo periodo, il modello economico della NASCAR e della Grand Am? Guarda, se c'è un modello che può superare la crisi è proprio il modello ideato dalla NASCAR, cioè come filosofia di corse. La crisi si fa sentire anche in NASCAR e nella Grand Am, certo, certamente. Ma guarda la crisi che cosa ha fatto nell'American Le Mans Series. Ha messo Don Panos in ginocchio e con tutto l'odio e l'astio che ha sempre avuto nei confronti della NASCAR, in ginocchio è andato a pregare Jim France di comprare l'American Le Mans Series, altrimenti avrebbe chiuso i battenti. Quindi vedi la differenza. Tu vedi la famiglia France che, nonostante la crisi, mette in pista macchine e campionati, televisione, spettatori. E Don Panos, che è miliardario, che i soldi li ha, in ginocchio e chiude i battenti. E tra l'altro la NASCAR sta cercando di mettere un piede anche in Europa appoggiandosi alla Euro Race Car Series, che quest'anno verrà a Monza, tra l'altro. Pensi che possa prendere piede? Allora, intanto dire che la NASCAR voglia mettere un piede in Europa o metterà un piede in Europa, stai dicendo una cosa un po' importante. Io dubito che metterà un piede in Europa o che abbia intenzione. NASCAR è America e rimarrà sempre America. Tu guarda il Messico, c'è chi ha pagato per avere il nome della NASCAR. È finito. Canada la stessa cosa. In Italia qualcuno che paga per avere il nome, usare il nome, ma
non vedo futuro NASCAR al di fuori degli Stati Uniti. Grazie mille. Abbiamo da Twitter, Max? Sì, Palumbo, c'era vai. Nicola Cestari da Twitter che ci chiedeva, che tu nel 96 hai corso a Macao, Max. Cosa Sì. ne pensi di questo circuito, soprattutto in relazione agli ultimi due incidenti purtroppo mortali che ci sono stati quest'anno? Beh, il circuito è il più bel circuito che c'è al mondo, prima cosa. Seconda cosa, gli incidenti mortali ci sono sempre stati, anche quando correvo io, non passava anno che uno, due o tre, a volte un anno anche in quattro sono morti. Cioè, cosa ti devo dire? Corrono con le moto, corrono con delle macchine che vai a fare la spesa, sono matti, se non muoiono in pista si sparano fuori. Il primo col secondo si è sparato in albergo, il secondo ha sparato il primo perché ha vinto e c'è stato morto in più. Quelli lì sono cinesi, cioè Sono moriranno con matti. onore. Cosa vuoi che ti dico? Infatti, non Beh, cambia niente. certo. Correre a Macao in moto, diciamo, tutte le rotelle a posto non le hai. Infatti, Roba che infatti. sì, diventa una gara sicura. No, è così, rimarrà sempre così e fa parte anche un po' del mito. Forse è anche un po' giusto così, perché sennò Macao non sarebbe Macao, se avesse Esatto. vie di fuga e quant'altro. Esatto. A proposito di vie di fuga, l'abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti. Davide Valsecchi ci ha detto che ci vuole due dita d'acqua. Qualcuno, chi? Raffaele Marcello ci ha detto che ci vuole che cosa? La ghiaia, l'erba. Cosa ci metteresti nelle vie di fuga da parcheggio dei Donnini circuiti? A Donnini le le spade, è vero. Merzario spade. dice che ci vuole le lame arrugginite. Nelle vie di fuga, cosa ci metteresti al posto dei parcheggi da Esselunga che ci sono adesso? Dei bei muri bianchi, così si vedono le sgommate nere quando picchiano contro. Tra l'altro ci diceva Davide Valsecchi che è una cosa che cambia completamente l'approccio e volevo sentire anche la tua opinione da pilota esperto. Lui dice perché cambia molto perché noi arriviamo e invece di andare piano piano verso il limite, andiamo oltre il limite e poi semmai entriamo un pochino più piano. È così? Sì, è proprio così. È tutto un altro modo di affrontare l'esperienza di ogni singola curva, perché ogni singola curva è un'esperienza, ogni giro è un'esperienza diversa ed è proprio così. Prego Roberto. Allora, certo che comunque volevo fare una considerazione che Max praticamente ha avuto modo di provare l'estremo e l'altro, perché in Europa ci sono questi, diciamo, questi parcheggi. Si è ritrovato a correre al medico dove magari anche a Sonoma addirittura non ci sono nemmeno i muretti, eh? Consideriamo questo. Io volevo chiederti, motorsport in generale, tu prima mi hai detto conto nei soldi, ok, ma in Italia abbiamo chiuso la Formula 3, come l'hai presa? Io lo leggevo oggi, ma è dell'incredibile. Cioè, ti giuro, non ho parole, non capisco cosa c'è dietro, perché? Perché devono chiudere la Formula 3? Qual è il motivo? Cioè, io quando vedo queste cose qua, mi dà talmente fastidio che vorrei andare a Roma all'Axai, perché alla fine, cioè, se... Che cavolo, ma cosa stanno facendo loro per l'automobilismo italiano? O che cosa hanno fatto negli ultimi 20 anni per l'automobilismo italiano? Che io sappia niente. Vedo dei comunicati stampa aberranti o delle pubblicità fuori di testa di questi dell'Axai, ma alla fine di concreto, che cosa hanno fatto? Niente. Assolutamente. E anzi, delle Formula 3 in giro per l'Europa, quella italiana è l'unica che chiude, tra l'altro fucina di enormi talenti, è quella che chiude. Restano in piedi quella tedesca, quella inglese e dicono che vogliono dare più importanza all'europeo di Formula 3. Però l'unico che chiude è il nostro. No, la cosa allucinante è che diciamo, tra le dichiarazioni ufficiali per trovare le scuse per chiudere la Formula 3 è stato detto che per evitare di mettere i bastoni tra le ruote alla Formula 3 Euro Series hanno deciso di chiudere la Formula 3 italiana, che
dato che la Formula 3 italiana si correva con 250-300 mila euro, ce ne vogliono più o meno il doppio per l'Euro Series. Mi sembra quanto allucinante solo dire una cosa del genere, tralasciando il fatto che l'italiana si correva con i telai 308, l'Euro Series con i 312 nuovi. Cioè, è come dire che sono due categorie diverse, invece, dando la colpa a Berger, e tra l'altro dando la colpa a Berger e alla sua razionalizzazione dei campionati, forse non avendo ben capito che Berger intendeva di fare tanti campionati nazionali e uno internazionale, ma che siano tutti uguali, evitare che fossero tutti diversi, non chiudere i nazionali per far tenere solo l'internazionale. Sì, cioè io leggo dei comunicati che dice che adesso Sticchi Damiani, vicepresidente della FIA, e quindi l'Italia che conta sempre di più nel panorama automobilistico. Se l'Italia conta sempre di più nel panorama automobilistico, si lascia chiudere una Formula 3 in casa, allora dov'è che conta? Cos'è che stanno facendo? E perché, come dicevi te, un campionato economico che ha anche dei bei premi, il test della Ferrari, piloti stranieri che l'hanno guardata, l'hanno visitata, ci hanno corso e hanno anche vinto. Cioè, non, cioè la cosa mi fa molto, molto rabbia, e tanto è vero che tempo fa avevo addirittura pensato di magari tornare in Italia e organizzare io il campionato di Formula 3 in Italia, come ha fatto il mio vecchio team principal in Germania, non so se lo conoscete, ma Schaffer, Bertram Schaffer, era il proprietario del team che io ho corso con lui 3 anni quando il team era Volkswagen, e lui è l'organizzatore del Formula 3 tedesco. Ho anche pensato a questo, di organizzare io il campionato italiano di Formula 3. E ci vorrebbe altro che. Max, abbiamo delle novità da Twitter, ci sono delle considerazioni di Luca Basso che faranno sorridere. Sì, Max, stavo leggendo, come abbiamo detto, Formula 3 si è scatenato l'inferno. Sì. Allora, in pratica, Luca Basso, giusto per girarci intorno, dice: l'Italia sul piano motoristico di federazione è sempre nella pupù e nessuno fa niente. Sono 40 anni buttati nel gabinetto, diciamo così. Sì. Invece la Formula 3 è in crisi, ma non la cancellano. La Formula 3 inglese. Ma è come se la CXI fosse quasi lo specchio dell'Italia intesa come nazione, come politica, come società, in un certo senso. Mi sentite? Prova a parlare, Max. Eccomi, ci sono. Ci sei? Ora sì. Sì, adesso sì. Ok. Ok, ho perso l'ultimo pezzo. No, quando... in pratica ti ripeto, l'hai sentita quello da Twitter? Cosa ci dicevano da Twitter? Sì, ho sentito il primo pezzo che praticamente la questione fa cagare, la XAI fa cagare alla fine, non fanno un cazzo, è una roba ridicola, è vergognosa, e devono metterli a casa dal primo all'ultimo. Possiamo fare un applauso virtuale? Cioè, ascolta, io ti dico, vanno a fare una gara di campionato europeo, vince un pilota italiano, nessuno sa niente, arriva quarto un pilota inglese, su Autosport fanno i titoli, e pilota inglese che ha fatto quarto posto, incredibile, e nessuno parla dei piloti italiani, e i piloti italiani si devono arrangiare, ma la XAI, porcami, primo bisogna toglierlo da Roma, secondo bisogna metterli a tutti a casa e mettere qualcuno che ha corso, ha fatto qualcosa nel motorsport, e non degli avvocati, porca miseria. E a questo proposito, riallacciandoci anche a quello che chiedeva Fabio Monti da Twitter, cosa ne pensi di quello che hanno fatto Raffaele Gianmaria e Giancarlo Minardi per l'automobilismo italiano? Gianmaria è stato nominato, se non sbaglio... Raffaele, sì, è stato appena nominato, diciamo, consulente per la Formula 3, voglio sapere cosa deve fare, e per la Formula Abarth, in sostituzione proprio di Giancarlo Minardi che c'è stato in questi ultimi anni. Ma io, guarda, non ti posso dire, dimmi tu che cosa hanno cambiato, che cosa ha cambiato Giancarlo Minardi nella sua permanenza in quella posizione, che cosa ha fatto? Dimmi qualche cosa, cosa ti viene in mente?
Allora ti cambio la domanda. Mettiamola così. Il fallimento della Formula 3 italiana, l'essere passati dalle 33 vetture di 2 anni fa alle 10 scarse di quest'anno, è qualcosa di addebitabile a Giancarlo Minardi o di tutto l'entourage che c'è dietro? Per la serie, la personalità può fare qualcosa o con chi c'è dentro negli uffici della XAI non si può fare nulla? Allora, secondo me io ho sempre pensato che il colpevole, se c'è un colpevole, non è mai uno, ma è un gruppo. In questo caso, io rispetto molto Giancarlo Minardi, lo conosco e ha fatto tanto per quel poco che aveva. Io continuo a tirare giù la mia accetta su quelli, sui palazzi romani, perché comunque io non li ho mai visti da nessuna parte, cioè non hanno niente, sai. Niente. Quanti piloti italiani mi telefonano e non sanno cosa fare, dove andare? Alcuni hanno anche i soldi, ma sono abbandonati a se stessi. Quindi è ora di cambiare. Ecco appunto, da questo punto di vista manageriale, come dire, qual è la tipologia di pilota che entra in contatto con te dall'Italia? C'è una differenza tra i piloti italiani e quelli stranieri? Purtroppo sì, è una domanda che mi hanno fatto in tanti e la risposta è sempre la stessa. Io seguo 9 piloti e 0 italiani. Non è, guarda che non è una coincidenza, io ci ho provato, e che purtroppo sono diversi. Gli italiani a parole dicono che qualsiasi cosa, qualsiasi sacrificio, qualsiasi impegno. Certo, non ho problemi a parole. E poi dopo, quando è ora di fare sacrifici, preferiscono andare a Rimini o a Riccione. Oppure ci sono quelli che si consacrano a te e se escono dall'ufficio e incontrano qualcun altro che gli dice una parola diversa che le suona meglio, subito scappano da quell'altro. Quindi hai capito? Non Io ho sempre trovato di questo genere di piloti, ma so che non sono tutti così. E quindi purtroppo non ho ancora trovato il genere che piace a me. Quindi è vero quello che si dice, ossia che i piloti italiani sono quantomeno viziati, mettiamola così. Sono viziati e non inclini a nessun tipo di sacrificio. Sì, Per la serie Formula 1 niente. Diciamo che hanno la tendenza a credere alla Formula 1 per troppi anni e quindi non prendono mai in considerazione ad un'alternativa e quando prendono in considerazione l'alternativa è sempre troppo tardi. Sono già dimenticati, anche se hanno vinto l'anno prima, ma purtroppo in questo sport tu vali quanto è il tuo ultimo risultato e non quanto hai fatto un anno prima. Ok, Federico, a te. Sì, volevo chiedere a Max, sempre collegandomi al discorso che stavi facendo ora, qual è la principale differenza che trovi tra una gara europea, quindi anche una gara che si svolge in Italia, e le gare americane? Le gare europee, come posso descrivertele? In Europa c'è la perfezione, la bellezza, l'arte, anche nelle gare, anche nel modo di fare un combattimento in pista, con classe, con perfezione, tutto secondo una logica e non c'è mai niente di improvvisato. In America è esattamente l'opposto. I millimetri non esistono, vanno a metri. Le macchine. Se c'è qualche cosa, gli danno una martellata per addrizzarle. La Dima non sanno neanche cos'è. E la stessa cosa in pista. Tutto approssimativo, tutto all'incirca, tutto improvvisato. Quindi la gara in sé è molto eccitante perché, essendo improvvisata, hai tanti colpi di scena. Capito? Quindi ci vuole un po' di tempo per un europeo ad adattarsi perché viene sempre sorpreso e sempre trovato in difetto. Ma una volta che si è adattato in America è bello, si corre bene, è divertente,
È tutto molto easy, tutto molto loose, hai capito come dicono loro? Ed è piacevole e di sicuro ti dà tante soddisfazioni. E quale secondo te il modello da esportare? Quello americano qui o quello europeo lì? Se vuoi fare degli spettatori, il modello americano è quello vincente. Fanno gare piacevoli da vedere. Tu tieni presente che una gara NASCAR è capace di durare, lo sai benissimo, più delle nostre, senza problemi. Eppure, comunque, non riesci a capire chi vincerà. Comunque, tutto si svolge, continua a svolgersi. Gli ultimi 5 giri, tu hai visto gare decise a 10 metri dalla bandiera a scacchi, e questa è la bellezza, è questo quello che non trovi in Europa. Però, se a te piace la classe, la tecnologia, le belle piste, la comodità, questa è l'Europa. Max, secondo te tutto questo appunto, come dici, Ti sentiamo un po' tecnologia. lontano, Roberto. Ora? Ancora. Voi lo sentite meglio? Fede? No, No, è O basso. lontano? È basso. Un secondo, eh. Continua Vabbè, Ok. nel frattempo che Roberto si sistema. C'era Edoardo Vercellesi che da Twitter ci chiede la tua opinione sui tracciati, sui tilcodromi. I tilcodromi, i nuovi circuiti fatti da Tilke, soprattutto per la Formula 1. Quali sono? Austin, la Turchia, Shanghai, quelle Ah, cose lì. Abu grande Dhabi. Max, cioè, bisogna ma io, ignorarli, giusto. cioè, no, io ti dico sinceramente, a me le curve, a me le curve in prima, le chicane, le tagliche che non sono neanche delle chicane, hai dei cordoli che sono alti 1 mm. Hai degli spazi eterni, quindi la curva la tagli. A me quelli lì non piacciono. A me piacciono delle curve che si fanno in quinta con i muretti di fianco, e quando vai per fare la curva ti caghi addosso prima della curva e ti torni a cagare addosso dopo la curva. A me piacciono quelle piste lì. A me piacciono Zeldwick di una volta, mi piace Macao, mi piace Silverstone di una volta. A me piacciono quelle lì che ti fanno cagare addosso. E in America ce ne sono tante. Qualcuno poi ci spiegherà perché a voi piloti piacciono queste piste, a noi spettatori piacciono queste piste, eppure si corre su quelle altre, ma fa niente. Intanto ti riporto, Max, una considerazione di Alessandro Cornia, e qui rischiamo veramente di farci venire a prendere. Dice: non sono d'accordo sull'Axai. L'Axai è perfettamente efficiente nel curare gli interessi della Ferrari. Cavolo, Ai ai. Ecco, ha ragione. appunto. Cosa vuoi che ti dica? Siamo italiani, abbiamo la Ferrari. Però porca miseria, cioè voglio dire, non c'è bisogno di mettersi a 90 gradi e aprire le gambe tutte le volte. E che cavolo. Grande, ci dice Edoardo Vercellesi che vuole conoscerti di persona e farti una cazzutissima statua. Bene. E ci chiede nel frattempo qual è il pilota piuttosto della Grandam oltre a te. Oh, beh, ce ne sono tanti. Scott Pruett, fammi pensare, ci ho avuto da dire con tutti, quindi non è che ho una gran relazione al di fuori della macchina, purtroppo. Anzi, Non... cioè, non mi ricordo neanche i nomi. Aspetta, cioè, Richard il colore Westbrook, del te ne dico casco. un altro che è bello cattivo. Ecco, dimmi te, tu mi dici i nomi e io ti do una parola. Dai, Richard West è una donna, porca miseria, non è un uomo, lui è una donna, quindi lo scartiamo subito. Ma no. Eccolo qua, Scott Pruett. No, va bene, Scott Pruett è nel libro dei buoni, quello lì è bravo e tosto. Qui adesso te ne dico uno nei cattivi, John Fogarty.
Cioè, io quello lì quando incomincio a parlare, cioè, devi andare via. Ti giuro, viene ora di cena che è ancora lì che parla. Parla. Mi fa cadere le palle tutte le volte che apre bocca. E non fa mai niente. Oh, facesse qualcosa in pista e non fa niente. Cioè, io non lo so. Quest'anno poi... l'ho visto proprio bene. Senti, ma un altro che mi sa che lo metti fra i cattivi, Memo Rojas. Ah. E poi ce n'è un altro di Ganassi che... Vai, tu. Poverino, Memo Rojas è una valigia. Scott Pruitt si porta la valigia in pista, la mette dentro in macchina, la carica nel baule e gli fa fare un giro di pista. E questo è Memo Rojas, poverino, alla fine fa questo. Oddio, ora ci facciamo due risate. Questi li accoppio, posso? Juan Pablo Montoya e Paul Tracy. Sì, vanno bene insieme. Vanno bene insieme perché, guarda, se ci sei vicino è impossibile superarli senza perdere o un pezzo di macchina, o uno specchietto, o l'ala, qualcosa quando li superi succede sempre. Tra l'altro Montoya quest'anno ci ha messo parecchio del suo a farsi voler bene. Ah sì, infatti, dopo, non è mai colpa loro, ma è mai possibile? Non è mai colpa loro, eppure la tua macchina perde dei pezzi. Se... Ti ricorda che Montoya ha colpito un jet dryer a Daytona? Sì. Ah, ma è uno specialista, ci prova in tutti i modi e maniere di fare dei botti, ma ci riesce bene. Adesso, prima di passare a uno che ci suggerisce, che ci suggerisce Edoardo Vercellesi, David Donoghue. Ma poverino, un santo. Cioè, la vedi l'aureola, quando corre la vedi, la dovrebbe disegnare nel casco. E porca miseria, però, se hai la sfiga di essere dietro in gara, dietro di lui, è impossibile superarlo. Cioè, lui non frena, lui getta l'ancora. Cioè, non si ferma mai, è una roba... E quando si ferma si inchioda. È una sfiga essere dietro lui. Lui frena con l'ancora, hai capito? Lui frena con l'ancora. Va da 200 a 0 in un metro. È impossibile superare. Poi la rimette dritta e va. Sì. Senti, a parte i complimenti da mezza Twitter, ci chiedono Bourdais? Bravo, no, Bourdais è bravo. È bravo, lo stimo, alla faccia dello scolaro con quegli occhialini semplici, biondino, tutto carino. Però quando è in macchina è un animale. È bravo. E Enzo Potolicchio? Allora, Enzo Potolicchio, come te lo posso descrivere? Fa tanto bene ai piloti bisognosi, quindi lo vedo come, non so, come un positivo, benefattore. Dai. Come un benefattore, sì. Speriamo che duri. Senti, ma a questo punto chiediamoglielo. Ecco, ti riportiamo un commento di Davide Amaduzzi, bolognese tuo conterraneo. Dice, aggiungiamo anche che nelle gare vere con auto vere per piloti veri, i gentleman stanno a casa e guardano la gara alla TV. Ma io i gentleman purtroppo, e questo l'ho detto a tante altre persone anche conosciute, i gentleman purtroppo ci vogliono, ci devono essere. Il tipo di campionato che facciamo noi, le gare endurance come le vuoi chiamare, ha bisogno di gentleman, devono essere i gentleman sono le variabili in una gara, sono quelli che quando li vai a doppiare sono capaci di andare contro al leader della gara, sono quelli che fanno perdere 10 secondi in un giro, va bene, a volte guadagni, a volte perdi, e comunque pagano il sedile di quelli come Davide Amaduzzi che cerca di correre, quindi c'è bisogno dei gentleman e per me ci vogliono e io sono contento di averli. Benissimo. Una cosa, allora, qui ci propongono, Maria da Twitter ci propone un connubio Angelelli-Kimi per la prossima 24 ore di Daytona. Ti vede bene con Raikkonen, due piloti senza peli sulla lingua. Perché parla? E non sapevo mica che parla Kimi, non sapevo. È arrivato, l'ultima volta ha detto al suo ingegnere di lasciarlo in pace che sa cosa fare.
Allora, parla poco ma bene. E poi ci ha raccontato che in Finlandia l'estate è andare a pesca e fare sesso, e d'inverno andare a pesca è molto complicato. Ecco. Bene. Sì, sì, direi che potremmo trovarci d'accordo. Eccoci, un'altra cosa, che, ecco, a questo punto te lo chiedo, come li vedi i big della NASCAR che vengono alla 24 ore di Daytona? Ce n'è uno che ti è rimasto particolarmente simpatico o che hai trovato particolarmente dotato per questo tipo di gare? Più di uno, intanto sono tutti simpatici, prima cosa. Seconda cosa, sono tutti molto umili, sono tutti molto alla mano e con i piedi per terra. Il più dotato è certamente Jimmy Johnson. Io ho avuto la fortuna di avere Jeff Gordon come mio compagno di squadra, cioè nella mia macchina, e quindi ho avuto la fortuna di stare 3 mesi insieme a lui, gomito a gomito, ed è andato veramente molto bene, è stato veramente molto bravo. Quindi io direi Jimmy Johnson e Jeff Gordon, e il più simpatico Tony Stewart. Chissà come mai questa di Stewart ce la dicono tutti, eh? Ma io ho un episodio. Io con Tony Stewart gli ho dato una sportellata che dovevo passare e gliel'ho dovuta dare, poverino. Cioè. E dopo vado col mio macchinino, sai, quei golf cart che ti danno. Vado per tornare dentro il mio motorhome di notte, che ho finito il mio turno di guida. È arrivato uno, mi ha dato una botta che a momenti mi ribalto col golf cart, mi volto, era lui che ha pareggiato i conti, capito? Va bene, cosa vuoi che ti dica? Io manco lo conoscevo prima, ma è stato forte. Poi è stato lì a scherzare, no, è stato forte, l'ho trovato molto simpatico. Da quel giorno lì mi saluta sempre, quindi va bene. Anche nel paddock, quindi è tutto un altro ambiente rispetto a quello della Formula 1, dei paddock europei, dove ognuno sta chiuso, tappato nei suoi box e da lì non si esce. Alla grande, è tutto un altro stile di vita, tutta un'altra vita, molto più bella, più piacevole, più umana. Ci dice di nuovo Davide Amaduzzi che si vede che dalle parti di Bologna avete un DNA un po' diverso dagli altri, ma mi sa che da quelle parti avete davvero le corse nel sangue, eh? A proposito, ti sei fatto una valanga di fans su Twitter. Penso, io non so neanche che cos'è Twitter, poi me lo spiegherai. Ecco, bravo. Qui devi cimentarti anche tu, perché ti facciamo eleggere presidente come Obama. Se non ci fai la fine della XAI. Ecco, adesso gli sgancio una bomba a quelli là. Ecco, bravo. No, ma una bella candidatura. Guarda, potessimo andare a votare noi, ti abbiamo già eletto. Grazie. Eccoci. Sentite, ma allora, prima di tutto, visto che gliel'abbiamo chiesto nell'intervista, ma magari qualcuno non se l'è persa, intanto un attimo, mi fermo un secondo. Roberto, riusciamo a sentirti? Roberto? Non c'è più. Non c'è più, è sparito. Okay. Perfetto, benissimo. È passato. Te l'abbiamo già chiesto nell'ultima intervista che abbiamo fatto insieme. Ritorniamo a chiedertelo. Quanto era divertente da guidare la Panos? Oh, tantissimo! Per me è una delle macchine più belle che ho guidato. È stato spettacolare. Lo stile di guida, non tanto lo stile di guida, il modo di guidare la macchina è completamente diverso. Intimorisce tantissimo. E poi la cosa bella è che di tutti i piloti che ho visto, o ti piace e vai forte, o non ti piace e vai veramente piano. Sono stato fortunato che sono andato bene, quindi, perché a me piaceva, quindi sono andato bene. Poi il rumore, lo stile, la macchina come è fatta, motore davanti, il seguito, il pubblico alle mani, cioè è spettacolare, veramente bella da guidare, facile, potente, molto grip, molto bella. Così a occhio e croce, tu sei uno di quelli che avrebbe fatto le Nadir senza chicane, o sbaglio? Ma la grande, ecco, è una perdita di tempo, ma io dico, sei in sesta devi mettere la terza, ma perché?
Hai capito? Senti, ci chiedono, e qui ci manchi un po', ci chiedono un contatto Facebook o Twitter. Twitter non c'è, glielo faremo fare. Facebook, abbiamo una pagina fan dedicata a Max, ma non sappiamo se la gestisce lui. È tua, Max? Guarda È che tua. non so neanche di cosa stai parlando. E quando tu nell'email mi hai scritto è come Facebook, riferendosi a Google più, e che cavolo, che cosa ne so io che cos'è Facebook? Ti giuro, io mi son, non ci vado, non so che cos'è. Non ci vado, lascio fare a Jordan, a Ricky, loro lo fanno in continuazione. Io purtroppo non lo so, non so, Eccoci, non lo so. eccoci. Adesso provvederemo anche a questo. Provvederemo anche a Bravo. questo. Se ci autorizzi, ti facciamo, ti Vabbè. dotiamo di profili, ti spieghiamo come funziona e ti facciamo diventare presidente degli Stati Uniti Ecco, o dai. della XAI, quello che vuoi. Siamo il tuo ufficio stampa di fiducia. Vai, cavolo, grande, grande. vai, Allora ci divertiamo, allora ci divertiamo. vai, Quindi tu Max. concordi con noi e con chi dice che ad esempio, ritornando al discorso prima di Le Mans, tra fare un incidente a 350 km orari e farne uno a 400, la differenza è minima. Tanto vale farlo a 400, giusto? Cioè, è nulla, la differenza è nulla. Cioè, le macchine volano molto di meno dei 350 o 300 all'ora. Cioè, ma perché uno deve andare alle mani, ogni anno va più piano. Cioè, io sono stato fortunato che gli anni che corso io andavamo forte, ma gli anni successivi andavano sempre più piano. Ma è normale, cioè, vai a correre per andare piano. Cioè, tu guidi una macchina e vai più piano di quello che puoi andare in autostrada. Se io vado in autostrada in Germania, vado più forte che con la mia macchina alle mani. Non è mica normale. Cioè, che razza di gara è? Purtroppo stiamo notando che nell'automobilismo di oggi le cose normali sono sempre meno. Giusto per farti un esempio così rapidissimo, in Formula 1 aumentano la potenza del KERS e per bilanciare aumentano il peso delle vetture se no andavano troppo veloce. Detta questa sarebbe la massima categoria del motorsport. Poi gli Comunque. schiaffano delle chicane da prima marcia, perché le chicane da prima marcia, sai, ci vogliono, come a Monza, che l'hanno violentata, Monza, che gli ha messo delle chicane, c'erano già, ma ancora più piano, cioè. Comunque, ritornando un po' a noi, ci hai parlato della Panos, invece la Ferrari 333 SP cosa ti ricorda? Ah, sofferenza, mi ricorda. Sofferenza perché io purtroppo l'ho presa quando cambiarono i regolamenti e tolsero più di 100 cavalli al motore Ferrari. E quindi, e contemporaneamente, la Lola fece un telaio innovativo, la Panos fece una macchina innovativa. E quindi io mi trovai dalla prima posizione di Le Mans dell'inizio della stagione ad essere a lottare per la decima posizione dopo 2 o 3 gare. Macchina bella. Ben bilanciata, un ottimo grip. Purtroppo vecchia, diventò vecchia in 2 settimane per colpa del regolamento, capito? Ma lì la Ferrari avrebbe potuto fare qualcosa, avrebbe potuto continuare a investire, o forse alla fine è stato anche meglio chiudere il ciclo così? Beh, purtroppo io sono arrivato alla fine di un ciclo bellissimo che era quello del 333. E purtroppo infatti fu l'ultimo anno, l'ultimo vero anno del 333, che è stata martirizzata da regolamenti iniqui. E la Ferrari ha fatto bene a non far niente. Purtroppo la macchina era vecchia, capito? E i soldi sarebbero stati tantissimi. Non c'era diciamo, lo spazio per costruirne una nuova, la successiva, diciamo. No, sì, io adesso gli spazi aziendali purtroppo non sono a conoscenza di quelli che possono essere in Ferrari. Diciamo che non c'erano gli spazi commerciali, perché poi, se ti ricordi, in America il 99 fu l'anno di grandi cambiamenti, che la Grand Am si sciolse dall'American Le Mans Series, American Le Mans Series fece il suo campionato e poi dopo entrarono BMW con macchine molto costose, l'Audi seguì, quindi sai, non era proprio un momento migliore. Intanto su Twitter c'è Davide Amatuzzi che si è praticamente scatenato.
E riallacciandosi ai tuoi discorsi di prima, dice che l'adrenalina delle gare americane l'Europa nemmeno può permettersi di sognarla. E poi diceva anche un'altra cosa, non trovo. Eccolo qui. In America, una cosa molto bella e forse probabilmente anche molto vera, dice: in America il rispetto è una legge, da noi la legge è fare il figo, anche se sei un bambino che fa fatica ad arrivare a 12. Ok, Dodicesimo. 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 Non stavo vedendo se c'era un nuovo tweet. E questa è forse anche la differenza principale tra europei e americani. Guarda, io ti racconto una cosa. La primissima volta che andai a provare la macchina Miami con Jeff Gordon, e io dovevo scegliere, diciamo che come tu sai, nel team, essendo comproprietario, faccio anche un lavoro di gestione e direzione del team, c'era da decidere l'albergo per Jeff Gordon. E cavolo, che albergo trovi a Jeff Gordon? E ti viene da pensare, cavolo, dobbiamo mettere davanti a spiaggia, chissà quale albergo pretende, ma chissà che spese, ma chissà qua, chissà là, il suo aereo, eccetera, eccetera. Invece no, è venuto a dormire nel mio albergo e ti assicuro che il mio albergo era nel peggior posto che ti puoi immaginare a Miami, era indegno. Però costava poco e non ha fatto una piega, è venuto nel mio albergo, è venuto a mangiare dove andavo a mangiare io, è venuto col suo bellissimo aereo, stupendo, è tornato via col suo aereo, però ha fatto il weekend insieme a me nel mio standard, nel mio livello e non ha fatto una piega. E i weekend successivi, cioè i test successivi, abbiamo continuato sempre a fare così e non si è mai lamentato, non ha mai preteso niente. Questo è Jeff Gordon, quattro titoli in NASCAR, tutti lo sappiamo. Tu Federico lo conosci, immagino, Sono un fan, quindi sono vedi. un grandissimo fan, sono proprio fan di Jeff Esatto, Gordon. vedi, ed è una persona così, normalissima, più normale di me di sicuro. Ritornando alla differenza tra Europa e America, c'era Fabio Spatafora che ci ricordava le parole di Raffaele Del Balzo a Vallelunga, che gli ha detto quando lui, diciamo, Fabio gli diceva che andava a correre in America, gli è stato risposto: sì, ma gli americani girano solo in tondo. Risposta subito via Twitter di Davide Amaduzzi: sì, girano in tondo, ma a velocità media che la Formula 1 ogni tanto fa solo per qualche secondo, non per delle ore, giusto per rimarcare una presunta superiorità. Sì, Sì. a parte la velocità, è che sono uno di fianco all'altro, davanti, dietro all'altro, che ci passa sì o no un dito, e lo fanno per 3 ore. E sanno benissimo come farlo per portare uno che è primo, metterlo ultimo. Quello che è ultimo, metterlo primo. Fanno tutto loro, hai capito? Sanno che cosa devono fare, come devono farlo. Tra i compagni c'è dietro, c'è tutta una storia in una gara in ovale che è impressionante. Se alcuni di loro non ti vogliono fare entrare nei primi 10, tu non entri nei primi 10 e lo fanno senza darti un colpo. Ti mettono in una condizione di svantaggio costantemente per 3 ore. Sono fenomeni. E sempre l'ultima domanda da parte da Twitter. C'era Luca Basso che ti chiedeva: dopo tutto quello che hai detto della Xai, cosa ne pensi di Autosprint? Che è praticamente ormai diventato l'unico giornale che parla di motorsport in Italia. Poverino, Autosprint fa quello che può con quello che ha e purtroppo se vuole vendere giornali deve parlare della Formula 1. È costretto. Io penso che Autosprint sia messo in un angolo contro la loro voglia. Se Autosprint avesse le potenzialità economiche necessarie, di sicuro non farebbe l'80% del giornale sulla Formula 1. Questo te lo posso garantire. Sono costretti. E sono costretti a dire sì signore per sopravvivere. Purtroppo le cose sono cambiate da 20 anni a questa parte. Hey Max, Fede, no. Sì. vai. Allora, so che segui la NASCAR, quindi sai sicuramente che cos'è la Pack Racing, il modo di gareggiare a Daytona e Talladega. Vorrei sapere cosa ne pensi e secondo te dov'è più difficile guidare, ammesso che lo sia,
guidare a Daytona o Talladega, quindi su uno super speedway oppure su uno short track tipo Martinsville o Bristol? Beh, sono difficoltà diverse. Io non è che abbia esperienza, quindi ti posso dare una mia opinione personale, ma non è basata su esperienza personale. Per quello che riguarda il park racing, è un tipo, come posso spiegartici, una cosa diversa. Ogni struttura ha i suoi cavalli vincenti come i cavalli perdenti. C'è chi è bravo nel short track e c'è chi è bravo nel super speedway con le sue potenzialità. A me non dispiace né uno né l'altro, nel senso che hai una cosa diversa, quindi hai tante gare, tante piste, tante cose diverse, occasioni, opportunità diverse. È un po' a volte probabilmente frustrante per alcuni piloti che per cause meccaniche, orrore ai box, si trovano alla fine del gruppo nel Super Speedway e ci rimangono, hai capito? Se uno lotta per il campionato, immagino che non sia tanto felice di affrontare questo tipo di gara, però li trovo piacevoli entrambi. Quindi, un'ultimissima cosa, quindi tu saresti d'accordo ad eliminare le restrictor plate, cioè le restrizioni ai motori, in modo appunto da farli correre in pack, quindi diciamo farli correre come erano diciamo prima degli anni, di fine anni 80, cioè quando correvano uno staccato dall'altro, anche se erano a Daytona e Talladega. Sì, io non ho problemi. Adesso loro, sai, sui giornali non vedi, c'è anche un problema di assicurazioni, cioè nel senso le omologhe delle piste per un certo, fino a una certa velocità. Ci sono tante cose, capito, che la NASCAR si deve scontrare in continuazione. E quindi anche il fatto di limitare la velocità, non, alcune volte anche per una questione legale, più che per safety. Ma ora riproviamo poi con Roberto a vedere, questa volta dovremmo sentirlo. Ti chiedo solo una cosa prima, c'è un circuito della Grand Am che ti piace particolarmente? A me, sinceramente, il VAR mi ha intrigato parecchio dalla prima volta che l'ho visto, ma sono Sì, tutti molto belli. sono tutti molto belli, è vero. Il VAR è bello da guidare, non è bello da correrlo perché è molto stretto come pista e non hai possibilità di fare dei sorpassi. Ci sono tante piste, cioè Laguna Seca, bella, Watkins Glen, il lungo di Watkins Glen è bellissimo. Ci sono tanti come... Adesso noi non ci andiamo più, però Sonoma è stupendo. Six Point. Six Point è fantastico. Aiutami a ricordare. Ce ne sono tantissimi di molto belli. Barber, Lime Rock, ne hai un tot. No, Lime Rock e Barber li metterei da parte. Quelli lì, un po' come fare un campionato a Varano, un po' dura, cioè, sono un po' corti. Si fa fatica, Road Atlanta. Sì. Cavolo, Road Atlanta, Road America, ecco, Road America, cioè sono belli quelli lì, E di sono quelli belli. ricavati negli ovali? Tipo Midwayo. Kansas? Kansas non ci sono andato, sono andato a Miami, non è Phoenix bello, forse? Phoenix non è bello, Miami non è bello, Iowa non è bello, non sono belli quelli ricavati negli ovali, ne ho fatti tantissimi, ho fatto Fontana, ne ho fatti tanti. Sai perché non sono belli, a parte Daytona? È perché purtroppo non si riesce ad andare, cioè i parcheggi adesso occupano tantissimo spazio. Daytona è diverso, capito? Ha mantenuto un pochino la sua storia, come era stato costruito. Adesso negli altri ovali ti tocca correre ai bordi di un parcheggio o all'inizio di un parcheggio, quindi fa un po' pietà, non sono belli. Ora riportiamo un secondo un'altra considerazione da Twitter di Davide Maduzzi. Dice: ragazzi, stasera ho scoperto che non siamo soli, zero paura a dire quello che si pensa, e i Lecchini rimangano in Italia. Forse bisognerebbe toglierli anche da qui. Roberto, stavolta ti Sì, sentiamo, vai. ecco. Ok. Ma io ero rimasto un po' al discorso che diceva prima, che la Grand Am comunque sia a questo favore di piloti e team, anche perché insomma a livello tecnologico
non è poi così eccelso, no? E anche le gare in America sono ben più seguiti, ben più sentiti, proprio perché ecco, c'è questa vicinanza con i fan, no? Le gare sono combattute. Volevo chiederti una cosa, ma il declino secondo te da indicare, dato proprio il fatto che è una serie, diciamo, all'europea trapiantata in America, oppure c'è anche altro dietro, visto che tu vivi il mondo Guarda, americano sempre? ne parlavo proprio prima con mio socio Wayne. Non ci spieghiamo il motivo. Noi non capiamo perché l'IndyCar abbia questo declino. Ha dei piloti validi, ha delle gare bellissime, ha un discreto seguito di pubblico, ma non ha nessuno che lo guarda in televisione. E non ci sono sponsor, i team chiudono oppure calano di macchine oppure si fondono. No, non ci spieghiamo perché. È una cosa veramente molto strana. Non dovrebbe avere crisi l'IndyCar, e quindi siamo un po' perplessi. Non ho una risposta, non lo capiamo neanche noi perché. Sono Anche anche un po' perché, malavitisti, eh. ma sì, ma anche perché abbiamo, tu lo conosci senza dubbi bene, Michael Shank che sta provando più riprese ad entrare, ma non trova il motore. Un po' bizzarro come cosa, eh. Beh, attenzione, Michael Schenck non trova i motori perché è Michael Schenck. Noi volevamo fare una macchina e i motori li abbiamo trovati. È anche una questione di credibilità, hai capito? Cioè, i motori ci sono. I motoristi li fanno, ci sono, non sono pieni, capito? I motoristi, però lo danno a chi vogliono loro, capisci? Ho capito. Purtroppo è così. Anche perché se penso che il team di Cohen, voglio dire, come parlare della, che ne so, Marussia qui in Europa, abbia subito trovato un legame con Honda, mi sembra strano che Shank abbia queste difficoltà, però se tu dici che è così. Sì, cioè non purtroppo ci vogliono dei soldi, con i sogni, sai, non vai lontano, non puoi andare dalla Honda o dalla Chevy con un progetto, un sogno e con tanti se e tanti ma. Quello che vogliono da te è un assegno e dopo gli dici come ti chiami. Ah, ecco. Ma è a questo punto io ti ripescherei anche un argomento che avevamo in scaletta, visto che la nostra scaletta ormai l'abbiamo, a parte un paio di cose, l'abbiamo completamente salutata. Segui anche qualcosa di rally, No, Max? no, purtroppo no, non ho il tempo, no, non lo conosco, non ho proprio conoscenze di Renni. Ma perché ne avrei parlato? Perché il discorso poi è sempre quello della FIA. Beh, possiamo farlo rientrare in questo modo qui. Delle categorie che non sono la Formula 1, che vengono sistematicamente affossate non appena riescono ad avere un minimo di notorietà. I rally purtroppo hanno il loro svantaggio commerciale perché non sono televisivi, non sono telegenici, almeno non nel modo che vogliono loro. Noi si sperava che Jean Todt riportasse un po' i rally da dove venivano, e invece la promozione finirà in mano al signor Red Bull, che ha già detto che lui di rivedere i rally vecchio stampo, Endurance, non gli interessa niente. Allora io ti chiedo una cosa del genere: ma c'è davvero all'interno della FIA una volontà di affossare tutto quello che non è Formula 1? Io non lo so, l'ho sentito dire da tanti. Io non lavoro per la Fiat e quindi, per la FIA, quindi non te lo so dire. Non, Dopo no, veniamo anche alla Fiat, l'hai detto, sono cavoli tuoi adesso. andia bene. Non te lo so dire. Non te lo so dire. Non ho una risposta per questo. Allora vediamo la Fiat, ma quanto secondo te è una mossa che arriva da Torino e quanto davvero è stato deciso in America del ritiro di Dodge dalla NASCAR e quanto pesa il ritorno della Viper nell'Endurance? Guarda, sono tre cose ben distinte. Fai attenzione. Ok.
Il Dodge che tu vedi nell'American Le Mans Series è SRT. SRT è un po' il reparto, una sorta di reparto corse clienti, stile corse clienti che la Ferrari ha. Ok? La Ferrari ha il team di Formula 1 e anche le corse clienti. E la SRT è una cosa simile. Quindi ha un suo budget, è indipendente, fa le cose un po' per i fatti suoi ed è un programma veramente molto piccolo, molto piccolo. Ci sono pochi soldi ed è molto piccolo. E Dodge nella NASCAR è un programma completamente americano, scusa, completamente americano e tutti sappiamo che la Fiat è proprietaria della Dodge. Però comunque è una cosa che si è trovata lì, cioè è da più di 20 anni che corre nella NASCAR e secondo me, per quel poco che posso sapere, hanno preso una decisione, gli italiani, più economica, hai capito? Cioè di far quadrare i conti, è un programma NASCAR è un programma costoso e il fatto che hanno vinto, secondo me, li ha spiazzati, li ha presi di sorpresa. Chi mai si poteva immaginare che vincesse la Dodge? Io, vivendo dentro Penske, non l'avrei mai detto, ma neanche loro di Penske, hai capito? Invece il ragazzo va, è andato bene, è andato forte e se l'è strameritato il campionato. E purtroppo, quando prendi queste decisioni, le prendi un anno per l'altro, capisci? E una volta che le hai presi, non è così facile poi dire: ah, abbiamo Mi vinto, sono ma sbagliato, ecco i soldi. Oppure dire rimaniamo perché incomincia a vendere degli asset, incomincia a perdere del personale, quindi non è che puoi dire vabbè, rimango altri 5 anni, e ci vuole un anno per rimettere insieme quello che hai chiuso, hai capito? Perché la chiusura incomincia un anno prima. Senza contare che davvero, come ha detto Ralph Gilles, un team come il Penske Racing non è che lo trovi dietro l'angolo che ti Bravo. aspetta. Bravo, bravo, esatto. E quindi capisci quando decidi di rientrare o decidi di entrare per la prima volta, devi partire 3 anni prima, hai capito? Dai 3 ai 5 anni si parte di solito per un programma di quella caratura lì. Ma allora ti chiedo un'altra cosa. Ma Ganassi, e ora, visto che tu con Pruett e Rojas più o meno d'accordo ci vai, abbiamo visto, ma Ganassi, perché in Grand Am riesce a essere una macchina da guerra, in IndyCar è una macchina da guerra e in NASCAR manca clamorosamente, ma di chilometri proprio? Guarda, è una questione di ingredienti. IndyCar ha degli ottimi ingredienti, ha scelto un buon motore, in passato scelse delle buone macchine quando c'era ancora la diversità di telai e ha degli ottimi piloti, ha sempre avuto ottimi piloti e piloti diversi, ottimi ingegneri, quindi il suo pacchetto IndyCar è buono, è sempre stato buono e vince. In Grand Am molto simile, ottimi ingegneri, ottimi piloti, un ottimo gruppo e la scelta di una macchina vincente e quindi ha avuto i suoi risultati. Quest'anno il campionato non l'ha vinto lui, l'abbiamo perso noi, però onore al merito, ha vinto il campionato ancora. In NASCAR è un po' diverso, il numero di gare è 3 volte di più. I piloti bravi sono pochi e non sono mai andati da lui. E Chip è una persona un po' strana, capito? È uno che non si piega a certi piloti e poi anche la testa dura e quando si mette in testa una cosa è quella lì. Ci ha sempre preso in altre categorie e in NASCAR secondo me non fa fatica, quindi io direi più lui, il suo modo di alcune scelte aziendali, tecniche che mi lasciano un pochino perplesso. Anche ad esempio, l'insistenza con Montoya.
È un suo amico, gli vuole bene, è bravo, però insiste. Sì, tant'è che per un attimo quest'anno ho temuto che facesse l'accoppiatona Montoya-Kurt Busch. A momenti mi butto dalla finestra. Dice che una macchina gliela dà a Zanardi per la 500 miglia. Gliel'hanno offerta. Ma 500 miglia di Indianapolis, dici te? Sì. Sì, gliel'hanno offerta. No, ma se Alex la vuol fare, la macchina c'è. Vai, grande. Speriamo. Fede, vai. Molto bene, molto bene. Sì, allora, questa è una domanda, diciamo, sulla schedule. Dato che la grande, diciamo, hanno fatto questa fusione con la NASCAR, secondo te, per dare più risalto alla Brand-M, secondo te quelle gare che sono in coincidenza con la NASCAR potrebbero fare negli stessi weekend o anche aggiungere gare sui stessi circuiti dove va la NASCAR, così il pubblico almeno è attirato dalla NASCAR in sé e quindi avrebbe diciamo, un interesse un po' maggiore per la Brand-M, solo per farla un po' più crescere? Ok, io ho sempre detto a tutti, sia quelli della NASCAR che quelli della Grand Am, di cercare di condividere più gare possibili, ok? Almeno per un periodo di 3 anni. Siamo arrivati fino a condividere 5 ed è un bel vantaggio. E, però poi mi hanno fatto anche notare che ci sono delle gare dove noi siamo da soli che facciamo tanto pubblico, ma tanto, veramente tanto. Il problema è un problema logistico. Nel senso che la NASCAR non corre nelle piste dove corriamo noi, nella maggior parte delle piste dove corriamo noi, quindi quando c'è la possibilità noi condividiamo con la NASCAR, ad esempio Montreal, Road America, l'abbiamo fatto a Miami, l'abbiamo fatto a Daytona, lo facciamo a Indianapolis, quindi come vedi ci sono delle sinergie, delle condivisioni, però l'aspetto logistico è un po' una barriera. Prego Roberto. Ma Max, volevo farti una domanda. Tu hai corso anche con la Cadillac nel campionato turismo lì in America, no? Se non erro. Sì. Però non mi sembra di vedere molto il movimento, ecco, il movimento turismo tirare in America. Secondo te perché? Non lo so. Io tieni presente che quando ho corso io in quel campionato lì, c'erano 41-45 macchine e c'erano diverse case ufficiali. Tieni presente più o meno dove vado io è perché ci sono delle case ufficiali, purtroppo, per mia fortuna e anche per mia sfortuna. E poi tutto d'un tratto è sparito, cioè sono passati a poco più di 10 macchine, hanno dovuto inglobare 2 categorie e non tirava più. Io penso che è tipo una ruota, tipo un ciclo. Quel tipo di campionato ha avuto il suo ciclo molto breve ed è finito. Magari ritornerà in auge, però l'America e il pubblico americano sono proprio senza pietà. Cioè, se una cosa gli piace, sono il tutto al 100%, se non gli piace, spariscono. Non c'è una via di mezzo, capito? Noi pubblico o facciamo il pieno o non c'è un cane. E quelli della Grand Dame non tornano nella stessa pista che non c'è un cane. Anche loro non è che stanno lì a perderti il tempo. Non c'è nessuno, non ci vanno più. Vabbè. A conti fatti hanno anche ragione. Certo. Ok, Max, a proposito di turismo, questa settimana riprendiamo un altro piccolo pezzo della scaletta e vediamo se Max ne ha già sentito parlare dall'America. Si parla di una serie organizzata dai fratelli Flamini, quelli della Superbike, quelli che facevano la Superbike, anche loro, poveri noi, la Superstars, che ha annunciato un calendario in cui non c'è né Mugello né Vallelunga per la serie Colpi di Genio. Ma si va a dove? Dove? Eccomi. Allora, l'hanno fatto le gare al Mugello, le gare al Motor Show
dove ha trionfato Berton, il quale ha detto che con ogni probabilità ci sarà anche per tutto l'anno prossimo. Nel frattempo è uscito anche il calendario per il 2013 con molte novità rispetto a quest'anno. Si andrà a correre a Monza come quest'anno, poi si va a Brno sul nuovo Slovakia Ring, poi si va a Zolder. Non facciamoci mancare sia mai che si vada sulla Brno quella giusta, non pensarlo mai, ecco. Poi si va a Zolder, che quantomeno si torna su un qualche tracciato con un po' più di storia, si ritorna per la felicità di tutti ad Donington Park e anche a Imola. Manca, rispetto a quest'anno, mancano tante gare, manca Vallelunga, manca il Mugello, manca Spa, per esempio. Il 13 ottobre c'è l'ultimo di campionato e non è stata ancora assegnata. Doveva essere una finale tra Italia e Spagna, sembra che sia rimasta in Italia e si suppone che sia una tra le due, tra Vallelunga e il Mugello, sperando che in FG abbiano il buon cuore di non tornare a Pergusa, non per qualcosa, ma voglio dire, era una pista troppo favorevole alle Mercedes e che comunque ha creato non pochi problemi a tutte le altre vetture, e non era comunque in grado di ospitare un evento internazionale di quel tipo. Infatti un po' tutti i piloti se ne sono lamentati. La speranza di tutti è di vedere quel 13 ottobre tornare a Vallelunga come è stato tutti questi anni. Max, tu hai mai sentito parlare di questa serie? Sì, ho sentito parlare e l'ho anche seguita, e ho visto che ha un bel seguito di pubblico. Ho visto tante fotografie con molte persone in tribuna. Sono gli unici che riempiono gli autodromi. Infatti, quindi hanno trovato una buona formula. Però mi fa specie il fatto che ci sono tanti piloti bravi e non vincono. È come, non so se ci avete fatto caso, però piloti sconosciuti che vincono, è una bella cosa, però non lo so che tipo di regolamento ci sia. Mi sembra quasi che abbiano un regolamento un pochino, come posso dire, un po' leggero, dove cambino delle cose spesso. Diciamo che no affatto. Diciamo che forse per il tipo di corse che abbiamo in Europa sono quelle un po' più americane come organizzazione, sia come organizzazione per quanto riguarda il pubblico, con spettacoli, con regalini di gadget, una tenda apposita per far incontrare piloti e fan. E poi per quanto riguardava il regolamento, c'è un regolamento tecnico di base. Tocchi un tasto dolente. Mettiamola così. C'è un regolamento tecnico di base, dopodiché si fa di tutto e di più per permettere alla vettura di Tizio e Caio di portarla al livello delle altre, oppure di penalizzare quella che corre troppo, di aiutare fin troppo quella che proprio non ne vuole sapere di andare. Il problema è che tendenzialmente, purtroppo, viene miracolosamente avvantaggiato l'ex pilota di Formula 1 che fa comodo per fare nome. Vabbè, sono tutte illazioni che non possiamo fare, perché effettivamente poi non sappiamo cosa ci sta dietro. Però lo dicono i piloti stessi, quindi noi ci adeguiamo. Sì. Sentito un mugugno e poi... E comunque riempiono le piste, riempiono i circuiti, questa è una gran cosa, e lo fanno in Italia, quindi ha anche dell'incredibile. Sì, io sono 3 anni che vado per a Vallelunga. Questo bisogna fare grandissimi complimenti per il marketing e per il modo in cui presentano la serie. Sì, bellissimo. Sì. No, io sono 3 anni che vado a Vallelunga e sono 3 anni che trovo le tribune stracolme. Io ero abituato ad andare a Roma e viaggiare nella più desolata solitudine, trovando qui e là qualcuno. Sono 3 anni, fai conto che quest'anno per gara 1 non sono riuscito a tornare dal paddock alla tribuna, perché gli steward ci hanno detto no, di là non si può passare, le tribune sono stracolme. Bellissimo. Giusto per dirti quanta gente c'era. Bellissimo. Allora dovremmo prenderli, mandarli all'Axai e poi dopo mettere quelli dell'Axai dietro i banchi da scolari, prendere una bacchetta, bacchettarli in testa e vedere se succede qualcosa. Devono imparare da questa gente qua come si fa, capito? Sì. Max, ma tu quando ti candidi a presidente dell'Axai?
No, sono cazzi. Perché se mi candido io, non li licenzio, li sparo con la gente lì. Non li, io non li porto a casa, li porto al cimitero dentro una bara. Perché hanno fatto in quei danni che è una roba incredibile. Olle, bravo. Sentite, riportiamo un paio di considerazioni per Max e poi direi che possiamo salutarci perché abbiamo fatto le 11 passate. Dunque, Max, qui prima di tutto ci dicono che ti vogliono qui tutte le sere e tutti i mercoledì sera. Io ti terrei pronto il sedile, per me va bene. Voglio fare il primo. Grazie. Grazie dell'invito, ma come vedi non sono capace neanche di far andare un tablet, hai capito? Quindi io non so come posso fare. Ma ci sei riuscito benissimo, il problema è di connessione a questo giro. Comunque, diciamo, abbiamo una richiesta da Davide Maduzzi, ci chiede se fai ancora collezione delle magliette dei vari team. No, purtroppo quella lì la feci una volta e poi non ho più avuto modo di continuare. Non è facile, come dicevo prima, purtroppo... Amici nel paddock non è che ce ne ho molti tra piloti, quindi sai. Beh, uno l'hai trovato, dice che ti manda la sua, te la manda stasera, se vuoi. C'è grazie, già. Accetto volentieri, grazie. Ok, Davide, preparati, ufficio postale, pronti? Te la facciamo spedire al Wayne Taylor Racing. E vai. Senti. Indianapolis. Oh yes. E poi ci chiedono, ecco qui, voltiamoci verso il futuro. O quello che vogliono darci per tale. La FIA ha detto che organizzerà una cosa che si chiama Formula E con vetture monoposto elettriche che correrà nei centri città. Sì, per il momento è tutto abbastanza nell'aria ancora, però pare che si muovano. Cosa ne pensi? Ce lo chiede, ti dico anche chi ce lo chiede, Luca Basso da Twitter. Ho visto anche il progetto, ho visto dei disegni della macchina, ho visto un po' di cose, un po' di numeri, ma l'idea è bella, la macchina è bella da vedere, è piacevole, è accattivante, la vedo lontana, secondo me i tempi non sono maturi, è ancora un progetto costoso, secondo me non è una cosa a breve termine. Però potrebbe essere davvero interessante se riuscissero a risolvere un po' di criticità e poi anche il fatto di volerla portare in città, per quanto siano poi riduttivi i circuiti che si possono ricavare, può essere interessante per una questione di pubblico. Ci dice Luca Basso che gli sembrano delle macchinine telecomandate, secondo me è solo una questione di abitudine, come ci siamo abituati ai diesel ci possiamo abituare anche a quelle. Infatti siamo fatto correre i diesel alle mani, ma ti rendi conto che non fanno rumore o non le senti, cioè una macchina da corsa deve fare rumore, tu vai a vedere una gara e non ti accorgi che passa la macchina, cioè non te ne accorgi, se tu non guardi la pista non ti volti. È una roba... fa più rumore l'aria sulla carrozzeria che il motore. Ma infatti è proprio vero, senti il rumore dell'aria, cioè, io dico una macchina deve fare casino, ma molto anche. Ed è una cosa che più ha impressionato il pubblico di Monza l'anno scorso quando c'è stata una NASCAR per opera di Max Pappis. Ogni volta che l'accendevano c'era la folla intorno a domandarsi che cosa fosse. così che deve essere. Sì, esatto. Poi ci chiede Francesca Lombardi se i piloti e le connessioni internet non vanno mai d'accordo. No, Francesca, no. I piloti con le connessioni internet... Non so di che cosa sta parlando, hai capito? Connessione internet, questa sconosciuta. Purtroppo. Addirittura, io vado ancora a carta e penna. Fabio Spatafora, che ha licenza maltese, ci dice se diventi presidente riprende la licenza in Italia. Io la mia licenza in Italia l'ho restituita nel 1993, va bene? Io nel 1993... Non l'ho spedita, gliel'ho tirata dietro, proprio fisicamente. E dopo questa direi che non ci possono far chiudere perché non abbiamo un editore, siamo editori di noi stessi, per cui noi andremo avanti imperterriti, io Max lo voglio qui tutti i mercoledì, accidenti. Troppo gentile, dai.
Posso fare l'ultima domanda, vai, Max? vai. Poi lo andiamo a dormire. Quando ti ho chiesto prima di indicare, hai detto che con Taylor ne stavate, insomma, discutendo, eccetera. Se non ricordo male, un paio d'anni fa c'era in giro una voce che volevate entrare, si vociferava in giro. C'è ancora interesse? Beh, l'interesse c'è alla grande. 2 anni fa, per il semplice motivo del cambio regolamentare, nel senso che un ingresso è giusto farlo quando si parte da zero, e questo era quest'anno. L'interesse c'è, abbiamo sempre tanta gente che ci viene a chiedere piloti con i budget, purtroppo, perché non è quello che vogliamo fare. E quindi se noi riusciamo a trovare uno sponsor capace di portarci il budget che finora abbiamo chiesto ai potenziali sponsor, la faremo di sicuro. Il nostro pilota sarà un pilota pagato e di gran valore. E questo è il modo in cui noi facciamo le gare, e questo è il modo che sarà, se mai faremo l'IndyCar, che è il modo in cui affronteremo una stagione in IndyCar. Senti, ma qual è il pilota dei tuoi di quelli che segui che ci manderesti in trasmissione la settimana prossima? Oh, la miseria, ma questa è una domanda difficile. Quelli che seguo io, come faccio a mandarti in internet? Sono peggio di me in internet, hai capito? Ma te li scegli apposta? Cioè, io non lo so, è una malattia che porto, che ho un virus che l'attacco alla gente, che gli brucia le cellule del cervello, non lo so, però non so che mandarti. È che purtroppo che parla italiano, chi c'ho che parla italiano? C'ho Zonta, ma poverino, quello lì, no. Quello Povero lì, Zonta, no, povero quello lì, cane. Dai, no, non so che mandare, non ci so che pensiamo, mandarti tra la trasmissione. ci pensiamo e ti useremo come testa d'ariete. Tutti quelli simpatici ci mandi, vai. Va. Oh, ok. Va C'è bene, ancora Federico che ha un'ultima domanda e poi va ti lasciamo tranquillo, vai. bene. Sì. Non so se il calendario della Randam ti pone qualche ostacolo, ma tu, dato che sei a Daytona per fare la 24 ore, poi rimani lì per vedere gli Speedweeks, per vedere la Bud Shootout, la Gatorade Duel, la Daytona 500 anche. Sì, a volte ci sono stato. Quest'anno non ci rimango, però ci sono stato diverse volte. Cavolo, alla grande. Ma è bello, è un bello spettacolo. Va avanti una settimana, è stupendo, è stupendo. O sempre per la serie Viva l'Axai, ci dice Davide Maduzzi che la sua licenza italiana al momento le ha tutte e due, quella italiana e quella americana. Quella italiana gli costa 1000 euro, quella americana 190 dollari. Ecco, vedi? Lo vedi? È giusto per ricollegarci. Io dico, finché c'è gente come Amaduzzi che paga 1000 euro per prendere la licenza, ci sarà sempre gente come Sticchi Damiani che è a capo della XAI. Lui non deve fare la licenza. Se lui non fa la licenza, un altro non fa la licenza, un altro non fa la licenza, allora quella gente a Roma si renderà conto, oh, forse c'è qualcosa che non va. Perché perdiamo gli iscritti? Che cavolo, ma se gli fa la licenza, ma che cosa se ne fa della licenza italiana, dico io. Adesso gliela Questo restituisce al volo. proprio ora è un altro che la licenza italiana la deve aver restituita parecchio tempo fa. Lui l'ha presa a Malta perché dice che lì è trattato da pilota e non da fesso con la licenza. Ecco, appunto. E ha fatto bene. Facciamo lo sciopero delle licenze. Tiratele dietro, cioè, non lo so. Vale la pena di pagargliele per potergliele tirare. Ma infatti, ma è pazzesco. Cioè, non capisco. Ok, Vabbè. poniamo fine a questa cosa anche se andrei avanti fino a domani. Io Max lo rinvito una sera che abbiamo Mario Donnini. Ma ve li vedete, Angelelli, Donnini e Forghieri? Facciamo una cosa. Beh, anche con Bazzecchi non sarebbe Eh male, sì, eh. Prendi popcorn, dai. esatto. Noi facciamo da spettatori, vi lasciamo lì. Voi parlate fra di voi e noi ci divertiamo. Allora, ciao,
Ricordiamo un po' a tutti cosa possiamo fare con questa benedetta trasmissione. Retrobox è fatto per passione e da appassionati. Parlatene con i vostri amici, fateci pubblicità sui social network. Se vi va, fateci qualche donazione col pulsante donazione che trovate sul sito, così almeno miglioriamo la connessione di tutti i piloti che invitiamo. La nostra ancora ci sta, ma quella dei piloti, mamma mia. E poi cosa potete fare se volete diventare sponsor di questa trasmissione? Scriveteci. Basta che non sia l'Axai, rispondiamo a tutti. Rispondo io all'Axai, mandamela a me l'email, gli rispondo io all'Axai. Va bene, aggiudicato. Allora, anche se siete l'Axai avrete una risposta, non so se sarà quella che volete, ma fa niente. E poi utilizzate l'hashtag Retrobox su Twitter e mettete un bel mi piace alla pagina Facebook Retrobox e poi anche a quella che faremo a Max Angelelli. Ok, allora, intanto vi auguriamo una buona serata e vi diamo l'appuntamento la settimana prossima per l'ultima puntata prenatalizia di Retrobox, poi andiamo in vacanza anche noi, un pochino, siamo qui sempre a lavorare per voi, ma almeno non vi rompiamo le scatole il mercoledì di Natale, e vi salutiamo tantissimo, io sono Gianluca Guiglia, ecco Max Angelelli for President, giusto? troppo gentili, e salutiamo calorosamente il nostro grandissimo Max Angelelli. Grazie Max, sei un mito. Grazie dell'invito, è stato un piacere, mi sono divertito, grazie a tutti. E un saluto lavoro. Anche da ciao. Tutti gli altri. Ciao, Fede, c'è anche da Federico ciao. Floccari, ciao sì. Fede. Ciao, ciao Max, ciao. Sei un mito, sei... Ciao. Da Massimiliano Palumbo, ciao Max. Ciao a tutti, buonasera e rivogliamo Max, anche perché noi stasera avevamo un sacco di domande e non gliele abbiamo fatte neanche una. Cerchiamo quindi di deve tornare. Cerchiamo di rifarlo. E poi da Roberto Del Papa, ciao Roberto. Ciao a tutti, ciao Max, tratto in bene zonda, per favore. Va bene Roberto, sarà fatto. Salutaci Paul Tracy quando lo vedi. Oh, bravo. In che modo? Con una sportellata e una stretta di mano? Perché con No. La macchina noi vogliamo una sportellata. È bianca e rossa la tua Corvette l'anno prossimo, sì, è Toshiba. È tutta nera. Oh. Siamo in lutto, abbiamo perso la banca, la vestiamo di nero. Allora gli fai una bella striscia nera sulla fiancata, voglio la firma, Max di Axe, fatta con la gomma sulla fiancata. Con piacere, tanto se mi sente sempre arrivare, non c'è problema, sa che sono io. Benissimo. Okay. Ciao a tutti e buonanotte. Vai. Ciao. Ciao.